Secondo edizione della Mattonale delle Arti, un incontro qui col Consiglio regionale, insomma, sicuramente un gesto importante da parte del Consiglio, della Presidente Donatella Porzi, per questo modo di incontrare quelle che saranno poi le future generazioni, insomma, avvicinarle anche al mondo dell'istruzione, un'iniziativa importante anche perché il metodo montessoriano è comunque un'eccellenza della nostra regione. Sì, un metodo che noi sperimentiamo quotidianamente, quello dell'accoglienza degli alunni, dei ragazzi della nostra e dei bambini della nostra regione in questa istituzione, perché vogliamo favorire la conoscenza delle stesse, vogliamo avvicinarli a questo mondo perché comprendano un po' il valore del rapporto diretto e costante che deve esserci tra educazione, formazione, quindi mondo della scuola e istituzioni. E lo sperimentare di sedersi su questi banchi, l'approvazione di una mozione come abbiamo fatto poc'anzi, ecco, sono strumenti non banali, non sono un gioco, si impegnano seriamente su quello che è il tema fondante, una delle frasi più importanti di Maria Montessori: educazione, arma di pace. Sappiamo quanto attraverso l'educazione possiamo raggiungere in termini di pace, di solidarietà, di accoglienza, di formazione, di conoscenza. Lo dico spesso ai ragazzi che vengono in questa nostra istituzione: conoscere fondamentalmente se stessi, conoscersi per poi esplorare il mondo, esplorare gli altri in una relazione continua e costante, in un mondo che cambia, che chiede di essere pronti, preparati, competitivi ma anche accoglienti. E questo mi sembra lo spirito che oggi in qualche maniera abbiamo festeggiato con una conferenza stampa che vuole presentare una 3 giorni di iniziative e di attività che la nostra città di Perugia sarà in grado di ospitare attraverso le relazioni che con l'alta formazione espressa appunto dall'università, dall'Accademia delle Belle Arti, dal Conservatorio avrà luogo nei prossimi giorni. Mentre la prima edizione è stata, diciamo, un po' un'edizione timida, nel senso che abbiamo voluto fare un po' in casa, quest'anno con l'aiuto di tutti i soggetti istituzionali che hanno partecipato attivamente alla stesura del programma, abbiamo dei laboratori artistici curati dall'Accademia di Belle Arti, delle maratone musicali in collaborazione con il Conservatorio e delle attività proprio con l'Istituto Comprensivo Perugia 2. Quindi è un evento fatto dai bambini per i bambini. La scelta della presentazione all'interno dell'aula dove si svolgono le sedute dell'Assemblea Legislativa? La scelta è dettata da un gentilissimo invito accolto appunto dalla Regione Umbria, fatto dalla Regione Umbria, e visto che questo è un Parlamento dove spesso ospita diciamo temi relativi ai bambini, agli adolescenti, così abbiamo pensato di portare con una staffetta un po' un'eredità delle parole dai bambini della quinta elementare ai nostri bimbi che hanno una fascia d'età dai 3 ai 6, delle parole importanti che dovrebbero sempre più risuonare in un Parlamento così della nostra regione come nei parlamenti un po' di tutto il mondo, perché poi in realtà il metodo montessoriano e la filosofia è questo, vuole questo.